Eh sì, certi problemi sembra che riguardano solamente gli altri, ma se poi vai a vedere le statistiche, almeno un italiano su tre, almeno una volta nella vita, ha sofferto di ansia da prestazione. Un problema di cui si parla abbastanza poco, ma che purtroppo affligge la vita e l'autostima di tantissime persone. In questo video voglio darti 5 suggerimenti, 5 strategie pratiche operative per riuscire a sbloccare la situazione. Io sono Roberto Ausilio, psicologo psicoterapeuta e mi occupo da 20 anni di aiutare le persone a vivere alla grande grazie alla psicologia e alla crescita personale. Se ti piacciono questi argomenti, seguimi all'interno dei vari social e in particolare in YouTube, nel canale Psicologia e Vita e nella nostra Academy Psy Life, dove trovi me e i miei collaboratori a darti una mano con la psicoterapia online e con i videocorsi. Allora, questo problema dell'ansia da prestazione purtroppo è abbastanza molto diffuso. E ci ho scritto un intero libro che si chiama proprio Ansia da prestazione, nel quale parlo di 7 strategie psicologiche per migliorare la nostra vita sessuale. Problema un po' tabù di cui se ne parla poco e oggi voglio darti 5 suggerimenti pratici presi dal libro che possono essere interessanti. Poi chiaramente in un video così breve sarò sintetico, ci possono essere tante altre cose che si possono fare e per approfondire trovi sia il libro che il videocorso all'interno della nostra Academy PsyLife. Primo consiglio che voglio darti è quello di rielaborare i traumi. Rielaborare i traumi che vuol dire? Vuol dire che spesso l'ansia da prestazione deriva da una difficoltà di elaborazione di quello che è successo in passato. Può essere un passato recente, ti sei lasciato da poco con il tuo fidanzato, con la tua fidanzata e quindi hai associato quell'idea di sessualità a un qualcosa di spiacevole, oppure un passato anche più remoto in cui per esempio hai avuto una difficoltà a letto in una situazione e da lì la tua mente è rimasta come bloccata e tutte le volte che ti trovi lì sul punto di poterti esprimere, di poterti rilassare, la tua mente inconscia va, tac, lì attirata come una calamita e si innesca quel circolo vizioso psicofisiologico che ti crea il problema. Quindi che cosa facciamo in psicoterapia? Andiamo a rielaborare i traumi con la psicoterapia EMDR e in maniera veloce e rapida ti dà la possibilità di superare il problema perché agisce sulla parte emotiva del cervello, andando a sbloccare poi quei meccanismi. Secondo punto è quello di superare i blocchi psicofisici e psicofisiologici, ad esempio a volte una rigidità del bacino, una rigidità muscolare che è collegata all'ansia impedisce la libera fruizione della sessualità. Lavorando con le tecniche di rilassamento, con la bioenergetica, con la respirazione, la meditazione, può aiutare molto a contribuire al tuo benessere. Su questo c'è anche il mio libro, questo Rilassamento e Meditazione, in cui ti spiego addirittura 35 esercizi che possono essere utili per migliorare il tuo assetto psicofisico. Terzo punto, superare le credenze limitanti che derivano dall'educazione, che derivano dalla cultura generale, da quelle che sono le baggianate anche che sentiamo in giro, in cui ad esempio una credenza limitante è che l'uomo deve essere sempre al top della forma, che bisogna essere sempre pronti, oppure altra credenza limitante è che io sono debole, oppure io non sono capace, non posso esprimermi. Tutto ciò che ha a che fare con quello che ci portiamo dietro anche spesso dall'infanzia e che in psicoterapia andiamo a risolvere e a rielaborare. Quarto punto è quello di migliorare l'autostima. Puoi aumentare la tua autostima in tanti modi e su questo ho approfondito con un videocorso apposito che si chiama Autostima, appunto. Questo lavoro sull'autostima è un lavoro continuo che si può fare attraverso delle esperienze emotive, significative, correttive e che ti portano a innescare un circolo virtuoso in cui quello che fai e quello che pensi di te vanno via via a migliorare. Quinto punto è migliorare la comunicazione. Comunicare meglio con il proprio partner è alla base
di una sana vita relazionale e alla sana vita di coppia o comunque appunto di relazione è che può prevenire e curare tante situazioni difficili. Dimmi che cosa ne pensi, raccontami se ti va in parte la tua esperienza. So che sono argomenti un po' tra virgolette imbarazzanti per tante persone, però se vuoi io e i miei collaboratori siamo disponibili per effettuare psicoterapia online efficace e breve che ti aiuta a risolvere questo tipo di problema. Il consiglio in particolare è quello di evitare i due eccessi, cioè da una parte fare lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia e fare finta che non ci sia un problema, dall'altra parte è enfatizzare il problema e renderlo enorme, sovrastante e che ti va a schiacciare tutta la tua vita. Dall'ansia da prestazione si può uscire, come già hanno fatto le centinaia di persone che abbiamo aiutato. E ti saluto con una frase di Giuseppe Donadei che dice che la vita è questa, niente è facile, ma nulla è impossibile. Ciao, buona vita!